La beta di Titanfall non è più disponibile. Morlo. Oh, Todd, ciao. L'hai fatto i video di Titanfall? Sì, sì. È perché oggi finiva la beta. Ma infatti me lo ricordavo. Vabbè, che tanto fa schifo il cazzo pure quello. Ciao, va. Ciao, Todd. Ci sentiamo dopo. Ciao amici di YouTube, oggi proveremo Rambo The Video Game, gioco che a oltre 30 anni dall'uscita del film cercherà di farci rivivere le emozioni del veterano di guerra John Rambo. Le mie aspettative per questo titolo sono altissime, talmente alte che nel launcher installazione era scritto con 2Z e play è stato tradotto con suonare. Andiamo con la distruzione. No, non è possibile, dai. La grafica è orribile. Le proporzioni sono quelle dei bubble che muovono la testa con la molla. Ok, quindi ci possiamo riparare. Morite! Merde! Questo è il tipo di giochi delle sale giochi, no? Se non avete mai provato The House of the Dead, io non faccio niente, io mi riparo solo e sparo. Vaffanculo anche tu! Oddio mio, me la... Oddio mio, che faccia c'ha! La musica però è epica, dai. Mega clipping. Ma se io vi dicessi che attualmente mi sto divertendo, mi prendereste per matto? Magari è solo perché sono 5 minuti che ci sto giocando. Però che cazzo, io con Rambo ci sono cresciuto. Io ero piccolino, guardavo i film Stallone e Schwarzenegger. Per me Rambo è un mito. C'è un problema qua, che le coperture spesso non coprono. No. Oddio. No, questa è la storia di Rambo 1. Noi dovremmo ripercorrere la storia dei 3 film in sequenza. Che cane. Ok, ci sono i quick time event. No, no, no. Ammazzalo. Abbiamo anche delle abilità. L'illuminazione è inesistente. Il filmato è in 320x240. La scena è sempre stata fantastica. Non ha fatto neanche il flash lo sparo. No, no, mi sono ammazzato. No, 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 no. Dai. Scappa! Ma che poi tra l'altro io non sto giocando, perché sono tutti filmati, quick time event. Rambo, ma che faccia t'hanno fatto? I denti sono una texture piatta attaccata nel nulla e le narici dentro non hanno ombra. C'è anche il prolungamento degli zigomi. È effettivamente anche difficile. Non so mai i ripari dove saranno, in che momento. Mo famo Rambo vero. Ma che copertura è questa? Io perché mi sono coperto qua dietro? Che tanto mi vedono lo stesso. Esce l'acqua dal distributore di benzina? Dai, amo, salta tutto per aria. Dai. Sì! Mi hanno dato l'M60, la famosa mitragliatrice che tutti la chiamiamo, tutti, anche voi, io sono convinto, tutti la chiamiamo la mitragliatrice di Rambo. La cosa che mi sto chiedendo è se questo gioco si prenda sul serio oppure no. Perché se è un tentativo ironico di riproporre Rambo, allora magari ci può anche stare. Ma c'è qualcuno che finanzia dei progetti del genere? Ah, semplicemente devo spaccarla? Tipo, guardate, questo è carino. Sceriffo, sta attento, eh. Abbiamo finito Rambo 1 in mezzo ora 40 minuti. Comunque, giusto per essere chiari, Rambo 2. Sì, l'arco. Abbiamo sparato alla guardia e si è spenta la luce automaticamente. Ma questa è una freccia sul culo, non gliela leva nessuno. Tu alle palle. Ma che faccia c'ha? Leggevo che tra le feature di cui si sono vantati rientra anche la fisica ragdoll per i cadaveri dei nemici che abbiamo da Unreal Tournament 2003. Non so se si sente, quando finiamo la missione c'è Rambo che dice "Mission accomplished". Rambo ha una medusa al posto dei capelli. Ok, dopo circa 40-50 minuti già la noia inizia a farsi sentire. Era divertente la prima mezz'oretta, però adesso già non vedo l'ora che sia finita. Non capisco come mai abbiano scelto di fare dei veri filmati di intermezzo. Potevano fare tranquillamente tutto con la grafica di gioco, anche perché fa schifo esattamente come il gioco stesso. Anzi, i filmati fanno più schifo. Quanti cazzo sono? Basta!
È un bug pesissimo. Ogni volta che riclicco ultimo checkpoint, la barca ha un filo di vita e muore subito, guardate. It's over, Jenny. Ma almeno ridatemela l'energia. It's over, Jenny. No, devo rifare tutto da capo? Che sega. Ok, ce l'abbiamo fatta, siamo tornati in gara. Basta, Vietcong, basta. Grandi galline. Che bel naso. I modelli degli omini sono sempre quelli, ripetuti all'infinito. Io sto in realtà uccidendo i cloni. E pensavo che col barile facessimo saltare per aria le macchine. Invece no, abbiamo fatto saltare per aria una palma che ha schiacciato il ponte. Oh, ma qui non posso manco parlare un secondo. Così si fa. I livelli durano pochissimo, più o meno tra i 5 e i 10 minuti l'uno. No, io però non ce la faccio a prenderlo sul serio. Ma non c'erano anche le frecce esplosive? Sono molto educati comunque loro, perché quando ho un fucile sparano molto. Se vedono che ho solo un arco sparano poco. I russi onesti. Comunque becco sempre il minimo del punteggio. Via, 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 farli coglioni. Perché si è buttato per terra? No, ho ammazzato un civile. No, ho inceppato il fucile, sto a fare i casini. No, via, 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 lasciami in pace. It's over. È difficilissimo. It's over, Jenny. No, no. No, dai. No, lo devo rifare da capo. No. No, da capo. Quale gioco stupido di fare delle coperture che non ti riparano. Che finché la colpa è la mia, ma quando il gioco è sviluppato de merda. Oh, io l'abbiamo fatta. Eccole, le frecce esplosive che mi ricordavo. Tu lo vai, tonto. E lui emerge dalle acque. Guarda, ah, bellissimi. Lì erano rimasti sospesi i blocchi difensivi. Ma che faccia c'ha? Orribile. No. Che culo! Vieni fuori, no? Stronzo. Sì, magari se metteste il video in sincronia con l'audio sarebbe anche meglio. Grande, lancia missili! Ah no, sono morto io! Adesso la rifacciamo un filino meglio, eh? Dai, grande, lancia missili! Rambo 3, però non so pienamente sicuro se gliela farò finirlo. Ci stanno dei tizi che hanno gli occhialoni come Lady Gaga. Guarda, guarda, guarda. Sono enormi. Io dico che possiamo anche chiuderla qua. Bene ragazzi, questo team polacco è riuscito a distruggere uno dei miti della mia infanzia. Mi aspettavo che Rambo fosse brutto, ma non a questi livelli, dai. Peccato davvero, perché si è rivelata un'occasione mancata. Ovviamente lo sconsiglio a tutti. È noioso, è realizzato male ed è un'offesa ai film di Stallone. Anche oggi abbiamo provato un titolo mediocre. Ci si è messo anche il microfono che ha deciso di impazzire durante le registrazioni del gameplay. Vi saluto e vi ringrazio tutti dell'attenzione e ci vediamo molto presto con la recensione di TIFF. Ciao! Lasciatemi tornare a casa! Volevo solo mangiare! No, no, sto gioco è terrorismo videoludico.